Per il big match tra L'Aquila e Virtus Cupello, finora entrambe con 3 vittorie su 3 in campionato, si riaccendono, non metaforicamente, i riflettori del Gran Sasso a Concia. Gara in notturna che aggiunge quel qualcosa in più a una partita già di per sé importante. Prima del fischio iniziale, un momento simbolico ed emozionante, inaugurazione della nuova tribuna stampa dello stadio aquilano, che contestualmente è stata intitolata ad Alessandro Orsini, indimenticata penna del giornalismo cittadino scomparso prematuramente nel maggio del 2009. Poi spazio al calcio giocato con la Virtus Cupello, che fa il blitz imponendosi di misura grazie al gol di Napolitano nel secondo tempo. La cronaca del match: primo spunto al nono quando si fa vedere la Virtus Cupello, punizione radente di Margagliotti, Falzano in allungo mette in angolo. L'Aquila replica al 20°, gli uomini di Giampaolo beneficiano di una punizione a 2 in area, della battuta si incarica Palumbo, che però non inquadra lo specchio di porta. Il 10 aquilano protagonista anche al 26°, conclusione di prima intenzione sulle esterno della rete. Palumbo ancora su punizione, ci prova anche al 34°, parabola velenosa che sfiora l'incrocio dei pali. Ripresa, bisogna aspettare il 25° per la prima vera azione di marca aquilana. Protagonisti due neoentrati, Tankulic sfonda sulla sinistra e centra per Carbonelli, il cui tiro viene rimpallato da Berardi. Proteste aquilane nella circostanza per un presunto tocco di mano, ma il direttore di gara fa proseguire il gioco. Al 27° cambia il risultato con il vantaggio della Virtus Cupello. Napolitano, subentrato a capitoli, approfitta di una palla persa da Bedin sui 16 metri e scarica un destro forte e preciso che non lascia scampo a Falzano. Gli ospiti spingono, 33°, Margagliotti ci prova dalla distanza ma non trova la porta. L'Aquila nel finale si riversa in avanti, 7 minuti di recupero e in questo lasso di tempo gli uomini di Giampaolo costruiscono 2 nitide palle gol. In entrambi i casi è Tankulic a provarci, il numero 17 da prima in diagonale esalta i riflessi di Di Vincenzo che gli sbarra la strada, poi si incunea bene in area ricevendo l'assist di Tempestilli ma tira addosso al portiere avversario. Finisce così, la Virtus Cupello festeggia il primato solitario in classifica e con la porta ancora imbattuta, l'Aquila dal canto suo dovrà resettare e ripartire in vista della trasferta sul campo della Torrese. La squadra a livello di intensità ha corso, perché noi abbiamo preso gol su un errore individuale. Io penso che il Cupello non ricordo che abbia fatto tiri in porta. È vero che è una squadra molto aggressiva, per cui ci ha chiuso un po' tutte le fonti di gioco quando noi iniziamo a giocare la palla, e lì forse dovevamo essere bravi a giocare sulle seconde palle, avendo Acosta che è molto alto, per saltare, diciamo così, il primo pressing. Infatti poi il secondo tempo ci siamo messi 4-3-3 per avere un centrocampista in più. La squadra ha reagito, io non gli posso dire niente, perché se andiamo a vedere abbiamo avuto 3-4 occasioni. Il tiro di Carbonelli, che secondo me era il rigore, l'ultimo di Tankuric lì davanti alla porta, il tiro di Palumbo. Per cui la squadra, la reazione l'ha avuta, ci ha condannato un errore individuale, perché lì abbiamo perso la partita. Però non ho visto stanchezza da parte dei miei, poi ho fatto anche 4 cambi, voglio dire, siamo alla terza partita, questa è la quarta partita di campionato, fare un turnover dopo 4 partite mi sembra assurdo. Noi ci alleniamo da 2 mesi, per cui lì non è quello. È che il primo tempo loro erano molto aggressivi, è vero, dovevamo capire meglio le situazioni. Il secondo tempo, mettendoci 4-3 con un centrocampista in più, la squadra ha reagito, poi c'è stato quell'errore che ci ha condannato. Siamo alla quarta di campionato, una sconfitta può essere anche salutare, tra virgolette, ci dispiace tantissimo, è normale, perché se avessimo vinto andavamo primi in classifica. Ma ai ragazzi gli ho fatti i complimenti, perché il campionato è lungo, di conseguenza testa alta, domenica abbiamo un'altra partita importante, dobbiamo continuare il nostro percorso. Noi siamo una squadra che, se difendiamo bassi, specialmente oggi col campo bagnato, alla prima palla mezza in area di rigore a noi ci avrebbero fatto gol. Quindi ho detto andiamo lì senza paura, usciamo coi quinti, sui terzini e non ci preoccupiamo, perché se togliamo lo spazio alla squadra avversaria possiamo uscire indenni. Altrimenti, come è successo negli ultimi 5 minuti che ci siamo abbassati, l'Aquila poteva trovare anche il gol del pareggio. Quindi i ragazzi sono stati coraggiosi e, tra virgolette, senza paura nei confronti di una squadra che è inutile che ci nascondiamo, 17 undicesimi di questa squadra era in Serie D l'anno scorso, 17 su 20 erano in Serie D, guidata da un ottimo allenatore. Vi dico la verità, siamo venuti, qualcuno dice, senza pensieri, senza nulla da perdere, però noi ieri 1 ora e mezza l'abbiamo preparata al massimo, perché abbiamo avuto un solo giorno per preparare questa partita.
a volte si può scambiare il 3-5-2 con una difesa a 5. Noi l'abbiamo fatto solo negli ultimi 5 minuti, avete visto che abbiamo concesso diverse palle all'avversario che ci poteva tranquillamente fare gol, anche se noi nelle ripartenze dovevamo essere un po' più cinici su qualche ripartenza. Però la verità oggi è che comunque all'Aquila, se gli togli lo spazio e tempo, fa fatica come tutte le squadre. Noi dalla nostra abbiamo l'entusiasmo, è una condizione fisica invidiabile, perché se andate a vedere la nostra distinta, noi siamo partiti con 4 fuori quota, poi sono entrati dei 2003, ma i ragazzi senior comunque sono 99, 98, il nostro centrocampo è un 99, un 98 e un 2001. Dietro giocano 2 fuori quota, i 2 esterni sono 2 ragazzi del 2001 e del 2002, quindi comunque la freschezza fisica c'è a questi ragazzi per l'allenamento, l'intensità che sviluppano tutta la settimana. È inutile che ci nascondiamo, se no l'allenamento non servirebbe a nulla.